Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il capo della Lega Matteo Salvini ha capito che la pandemia ha cambiato la gente e la gente e l'agenda di governo. Ma ci vuole tempo per affrontare un terreno, spiega un leghista, che è molto scivoloso siccome riguarda il DNA del partito e i rapporti con i nostri elettori. È la strettoia dalla quale inevitabilmente dovrà passare e lì si capirà se l'ex ministro dell'Interno avrà intenzione, interesse e la forza per ridefinire una linea che gli ha garantito il consenso ma che non sembra più pagare negli ultimi tempi. Quindi, Salvini ha già parlato con Giorgetti. Giorgetti è il numero due, amico personale del capo della Lega, quindi un'influenza enorme. E Giorgetti parla di un cambio di rotta, di un cambio nella Lega, di una Lega più verso il centro, che vada a prendere anche i voti di Forza Italia, degli ex votanti di Forza Italia. Quindi una Lega non più destro-centra, centro ma centrodestra, con la preponderante di centro e delle connotazioni di destra. Questa è l'idea di Giorgetti, di trovare anche una dimensione europea. In Europa ci stiamo, non possiamo uscire, quindi dobbiamo trovarci bene con gli altri e cercare, come dice anche Giorgia Meloni, di tenere alta la bandiera dell'identità nazionale all'interno di un'Europa dove tutti gli stati prima pensano alla loro identità personale. Quindi un cambio di visioni nella Lega. Io ho visto qualche commento che diceva: "Ah no, beh, se la Lega fa così, se vuole andare verso il centro, io non ci sto." Qualche elettore ho visto commentare così. Ed è proprio questo il terreno scivoloso, è questa la strettoia, perché cambiare l'impostazione, la visione, la missione della Lega comporta evidentemente perdere una parte di elettorato e guadagnarne un'altra. Nella bilancia, cambiando di rotta, la Lega prenderà più voti o saranno più quelli che si perdono di quelli che si guadagnano? Quindi guadagnerà o ci perderà con una virata verso altri lidi? Ecco. Giorgetti spinge per cambiare marcia. E si offre come la frizione. Io sono la frizione, ripete spesso, per sottolineare che il passaggio può avvenire senza strappi per mostrarsi leale al segretario. Così si è messo ad operare su un doppio fronte. Da una parte il livello europeo con le relazioni con la CSU, già allacciate da Salvini con il collega tedesco Schäfer quando era al Viminale, e ha constatato come i bavaresi siano contrari a una prosecuzione del rapporto con i socialisti, perché sta provocando la perdita di consensi a vantaggio degli estremisti di AfD. A livello nazionale, Giorgetti prosegue invece nei contatti con i grillini e i democratici, dai quali sente giudizi su Conte che neppure i più oltranzisti del suo partito pronunciano. Ogni sua mossa è indirizzata ed è vista con sospetto da chi nella Lega non vuole morire democristiano. Persino il pollice in su rivolto al ministro Amendola durante il dibattito alla Camera sul recovery plan è stato annotato. Giorgetti vuole sottrarre la Lega di Salvini a un destino estremista. Perciò insiste sulla necessità di guardare al centro, che non significa spostarsi al centro, attenzione, ma occupare lo spazio libero lasciato da Forza Italia, e intanto attende di capire se le sue previsioni sono giuste e se cade Conte c'è una sola opzione, quella del governo di larghe intese, mentre Salvini crede che se dovesse cadere il governo si va alle elezioni. Probabilmente, molto probabilmente, ci sarà un governo tecnico. Mattarella probabilmente sarà più per il governo tecnico, che inevitabilmente dopo porterà a delle elezioni. Quindi Giorgetti è convinto che il governo cadrà a gennaio, come dicevo in due video precedenti a questo, cadrà a gennaio
proprio per l'unirsi, il fondersi di diverse concause, la crisi sanitaria, la crisi economica e la crisi sociale, una palla di fuoco che farà cadere Conte, non ci saranno spallate dall'esterno. Non ci saranno elezioni regionali 7 a 0, 6 a 1, 5 a 4, 3 a 3, 2 a 2. Non ci saranno elezioni regionali, referendum spallate dall'esterno. Sarà un'esplosione dall'interno per i gravi fatti che potrebbero accadere. Dalle piazze, nel migliore delle ipotesi, a delle sommosse popolari, alla perdita del lavoro per milioni di italiani. L'ONU parlava di 3,3 miliardi di posti di lavoro nel mondo, compresi posti regolari e in nero. E dice la metà di questi 3,3 miliardi, la metà, cioè 1,65 miliardi di posti di lavoro, sono a rischio, potrebbero scomparire. Capite cosa vuol dire? Un 50% di disoccupazione mondiale. È uno scenario realmente catastrofico, eh? È uno scenario realmente catastrofico che potrebbe riportare indietro l'Europa, gli Stati Uniti al dopoguerra, al 1950. Una situazione non creata dalle bombe, non creata dai cannoni, ma creata da una epidemia. Epidemia. Da dove sia arrivata esattamente e che cosa sia questa epidemia, se ne sentono di tutti i colori. Io comincio anch'io a avere dei dubbi sulle versioni ufficiali. Non so. Sta di fatto che c'è. Qualunque sia la motivazione perché c'è, c'è. Questo è indubbio, non possiamo nascondere che c'è il Covid-19, c'è. C'è e si vede. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Instagram, in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.